Io penso che la più grande qualità personale di Claudia sia la sua gentilezza e la sua disponibilità. Claudia è un assessore che quando la chiama non dice mai di no, quindi questo per un sindaco è importantissimo. Sono adesso nella terza consigliatura, di nuovo eletta e riconfermata dall'attuale sindaco Giuseppe Torchia come assessore comunale, sempre con le deleghe all'istruzione, ai servizi educativi e ho aggiunto anche le politiche giovanili. Sono nata in Germania, nella città industriale, nella zona di Ruhr, che si chiama Duisburg. Ho scelto l'Italia perché mi ha sempre piaciuto la zona mediterranea. Mi sono impegnata nella scuola come rappresentante di classe e poi c'erano gli anni cruciali della cosiddetta riforma Moratti e lì è nato qui a Vinci un forte comitato insegnanti genitori dove mi sono impegnata molto. Mi venne a cercare perché io mi interessavo di politiche giovanili nel comune di Vinci e lei aveva un progetto da proporre, che era un progetto che riguardava giovani da vinciani e della zona da portare in Austria, in un centro per ragazzi. Un progetto che peraltro ancora continua, insomma, è portato avanti in tutti questi anni. Sono poi stata eletta nel 2004 come consigliere comunale sotto il sindaco Dario Parini, che poi alla seguente consigliatura, che è partita nel 2009, mi ha nominato assessore. Ovviamente sono diventata assessore proprio negli anni della crisi, quindi con forte ristrettezze per i comuni delle risorse. E quindi io ritengo già un successo che abbiamo sono riuscita a mantenere il livello qualitativo che qui era molto alto. Credo che l'abbia anche qualificati questi servizi, oltre al servizio di sostegno all'handicap, penso soprattutto al servizio di refezione. Negli anni in cui lei è stata assessore, le mense scolastiche di Vinci hanno potuto godere di prodotti biologici, di prodotti esperimenti di filiera corta. Come si sa, ogni consigliere deve fare anche la propria campagna elettorale per poi essere eletta veramente nel consiglio, dove altri contano su reti familiari e di amicizie magari fin dalla scuola dell'infanzia, tutti questi legami uno che viene da fuori ovviamente non ce l'ha, quindi deve puntare veramente sulla propria reputazione e sulle idee per le quali sta in questo paese. Ha gestito delle deleghe importanti, strategiche per l'ente in maniera saggia ed intelligente. Claudia è stata riconfermata perché è stata una brava amministratrice nei primi 5 anni.